Ultima edizione di Stadio News, studio Marco Cullà. Una scossa, forse due, al mercato del Palermo. La prima è quella relativa a Javier Pastore. Sabatini si trova in Argentina per mettere nero su bianco e chiudere definitivamente questa trattativa. Pastore sembra ormai convinto a trasferirsi immediatamente in Italia e nonostante suonino altre sirene, ad esempio l'Arsenal, l'argentino ha già da tempo scelto il Palermo. L'altra scossa potrebbe arrivare dall'acquisto di un altro argentino. Si chiama Emiliano Papa, centrocampista laterale in forza al Vélez, campione in Argentina. Proprio dal Sud America danno per fatto il suo trasferimento al Palermo. Zamparini però smentisce categoricamente, sostenendo di non conoscere nemmeno questo calciatore. Dove sta la verità? Sicuramente una via di mezzo. Ecco perché il suo procuratore a Stadio News conferma lo svolgersi della trattativa, ma non la definizione. Sentiamolo. Ci sono state delle chiamate, pure degli email con i dirigenti del Palermo, ma veramente è ancora troppo presto. Emiliano ha finito ieri il campionato, ha vinto il campionato con il Vélez, quindi noi non vogliamo parlare con nessuno fino a che finisce questo campionato, quindi stiamo ascoltando diverse proposte. Il Palermo si è fatto sentire, ma comunque ci sono altre proposte sia di Spagna che della Russia pure. Davide Lanzafame, giocatore contesto da diverse squadre, tra cui Bologna e Torino, dovrebbe trasferirsi al Parma. La conferma, ovviamente non suggellata dai crismi dell'ufficialità, è arrivata ai microfoni di Stadio News dall'allenatore rossoblu Giuseppe Papadopoulo, che ha poi elogiato pubblicamente il giocatore. Mi è sempre piaciuto, non è ancora riuscito a esplodere, ma sicuramente ha ottime qualità. Secondo Martorelli, agente dell'attaccante del Palermo, Davide Succi, ha commentato le indiscrezioni di mercato che hanno accostato il suo assistito all'Atalanta. Succi all'Atalanta? Posso solo dire di non essere mai stato interpellato dagli orobici e per me resta a Palermo, poi si vedrà. Con Zamparini mi sono lasciato bene, non c'è proprio nulla. Parola del tecnico della Lazio, Davide Ballardini, che attraverso i microfoni di Sport Italia ha smentito l'esistenza di frizioni con il numero uno del club di Viale del Fante. Rapporto incrinato con Zamparini, mi sono lasciato bene e lo ringrazio. Comunque l'ho sempre fatto, ha spiegato il tecnico biancoceleste. So che lui mi stima come persona e come tecnico, non c'è proprio nulla. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.